invece di dire saresti disponibile a valutare un investimento che va dai 1.000 ai 4.000 euro, saresti disponibile a valutare un investimento che va da 13 euro al giorno a circa 26 euro al giorno. Secondo me ci possono stare entrambe le situazioni. Ti do le varie opzioni. O usi 1.000, 4.000 e alla fine dici 2.000, oppure fai 1.000, 4.000 e quando vai a dire il prezzo alla fine dici 13,27. Perché a livello mentale loro agganciano tutto quello che tu gli dirai dopo che hai detto il range la prima volta, lo agganciano a quel prezzo. E quando vedono che costa meno, o comunque che sembra che costa meno, perché 13,27 è un numero più piccolo, per loro sarà un sollievo. Io quando acquisto vedo sempre queste dinamiche su di me, come funzionano su di me, no? Qui noi stiamo pensando se mettere dei video wall a forma tipo TG, per renderlo ancora più figo, il podcast, i webinar, questa roba qui. Abbiamo visto un po' il prezzo, un'azienda che costava 10-12 mila euro, che per me erano un po' tanti perché non sappiamo se stiamo qui fino a 2024, cioè solo fino a 2024 oppure anche dopo. E quindi per me erano tanti, perché 12 mila euro magari buttati così, vabbè, vediamo. E abbiamo fatto un altro preventivo, mi hanno fatto 25.000 euro. Non so che differenza ci sono, devo ancora controllare. Però poi quando abbiamo riparato di 12.000 ho detto, no, 12.000 ci può stare. Capito? Quando ancori un prezzo a qualcosa e ti viene detto che costa meno, alla fine lo fai. È incredibile come la mente funziona. Ne sono consapevole, comunque mi ha funzionato e comunque lo comprerei a 12.000 o a 13. 25 no. Tu puoi dire 1.000, 4.000 disco e demo e poi dire, che ne so, 2.000 dopo, perché hai fatto un pacchetto che per lui 2.000 va bene, ma rispetto a 4.000 è meno. Dice no, ma devo fare i calcoli. Ok, facciamo i calcoli. Con i calcoli arriva a 12 euro al giorno. Quanto costa giornalmente? A volte è 3 euro, 27 euro al giorno, le spendi di incornetti magari, no? Tu vai a fare la colazione al bar? Sì. Quanto spendi al bar? Non so, 15 euro al giorno, 10 euro al giorno. Cioè questi sono calcoli per andare a livello logico a fargli capire che è qualcosa in più. Super spot per noi. Allora, se ti sta piacendo questo contenuto, è il momento di fare il prossimo passo. Il prossimo passo è quello di partecipare all'evento di 3 giorni a Rimini, codice 1%. La prima volta che lo faccio, ti assicuro che ti cambierà la vita. Se sei un dipendente, professionista, imprenditore, qualsiasi posizione tu abbia, cambierà la tua vita prima dal punto di vista finanziario e poi in tutte le altre aree. Trovi il link in descrizione con i bonus e tutto il resto e la migliore offerta. È il momento di fare il prossimo passo e di vederci dal vivo. Clicca qui. Ho le bollette, ho questo, quello, quell'altro. Ok, facciami i calcoli. Quanto costa la bolletta? Circa 103 euro. Questo quanto costa? X mila. E in foglio ti metti a scrivere. Tu hai circa 476 euro al mese di spese. Per avere il risultato esterno e interno che ti ha detto lui. Quindi per avere il benessere, riuscire finalmente a investiresti 10 euro in più al giorno? Quindi invece che 476, 486. Senti come l'ho vivisezionato e non è più un problema a livello proprio logico. Per quel risultato, chiaramente, perché sennò non ti danno nemmeno un euro al giorno, cioè non c'è la relatività, no? Questo è un modo di farlo, altrimenti puoi fare 1.000, 4.000 prima e poi fai 12,27, che è buono, e ti confermo che anche mia moglie lo faceva qua sul fitness, lei parlava già di prezzo o mensile o giornaliero. Mentre invece potresti già fare, invece che 12,27, dai 20 ai 97, e quando dici il prezzo, gli dici che se lo prendono oggi, ce l'hanno a 13 o 27. Che è quello che facciamo noi con il prezzo fisso. Lo sconto, se lo prendono oggi, ci deve essere comunque, ma deve essere uno sconto reale, non che domani ce l'hai ancora, perché sennò passi per incoerente e sanno che lo possono fare quando vogliono. A volte ci sono dei casi in cui uno non può modificare il prezzo, magari un rivenditore, dai un bonus, ancora il valore del bonus e gli dici che vale 1.000, 2.000, qualcosa che loro vogliono intensamente e che se non lo prendono domani non ce l'hanno e non ce l'hanno per davvero. E ce l'hanno se lo prendono oggi e gli spieghi in modo trasparente. Io lo dico, domani non mi cambierebbe niente, mi cambiano due cose: uno, che risparmio tempo con te e quindi posso dedicarlo ad altri, sono trasparente; due, che tu inizi più velocemente a ottenere risultati da subito; e tre, che gli altri a cui abbiamo detto questa cosa l'hanno preso, non posso prenderli in giro. Ah, ma mi costringe a prenderlo oggi questi trucchi? Non te lo dice nessuno se tu sei trasparente. E io lo dico, guarda, a me conviene, per questo ti chiedo 1.000 euro in meno, tu ci guadagni, io ci perdo qui, ma ci guadagno che ti chiudo più velocemente e tu ottieni i risultati più velocemente. È veramente, questa è vendita etica, sono trasparente, te lo dico, è normale che sono qui per venderti, è normale che mi conviene chiuderti prima, perché devo nasconderlo? Ma loro apprezzano questa spontaneità, perché non lo fa nessuno, questa professionalità nel dire le cose.